Allora, avvio, avvio. Avvio, un avvio lungo. Eccoci qua, ciao a tutti, benvenuti. Ciao. Oggi sono con top ospiti, abbiamo la nostra Alice Griffanti, eccola Che sono qua. tornata, io come sempre vengo a trovare Massimo ogni tanto. E per la prima volta abbiamo Andrea Di Pre, avvocato. Allora, intanto ringrazio, come si fa nei comuni? Ringrazio prima il sindaco, cioè, Il che sindaco. parola di casa, il sindaco, e lo ringrazio, figura autorevolissima, poi vi spiegherò il motivo. Infatti mi sembra di essere qui un paraculo come Taormina, avvocato che non vale un cazzo, o come la Lucarelli, che dovrebbe andare in miniera, non in Rai, uguale come loro che se ne approfittano di stare con i VIP. E poi devo dire, e qui subentra il lato mio di critico d'arte, perché davvero io di arte me ne intendo tantissimo. Io ripeto, non guardo il contenuto, quello che può aver fatto o detto, io guardo qua la figaggine, la bellezza, lo dico, di questa opera d'arte mobile, perché è davvero. No, io questo lo dico e spiegherò anche il motivo di alcune mie cose, perché è giusto di dire, siamo qui davanti a un professionista, giusto anche lì. Io spiegherò il motivo di alcune mie dichiarazioni violentissime, che trovano una puntuale conferma del film di Scarface, dove chi l'ha visto sa benissimo che nella scena finale diciamo, Tony Montana dice alla sua stupenda Michelle Pfeiffer: guardatela, 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 non può fare neanche un figlio, è marcia, guardatela quanto fa schifo. E lei dice: maledetto figlio di puttana, eppure si amavano. Cioè, ma questo cos'è? È l'effetto della coca. No, è vero questo. Però alla fine, beh, de detto questo, dico subito, perché sono troppo emozionato da È questo momento, vi dico il perché. Perché emozionato, con la allora, diva ha fatto emozionare. Taramasco, io quando l'ho visto, io l'ho visto con la diva, ok, all'inizio così. Io ho detto: cazzo, come parla bene. E io ho visto che le tue puntate, perché dai consigli giusti. Dai consigli giusti, effettivamente, sul molto meglio di altri che non capiscono una sega di altro. Perché oggi, cioè, innanzitutto, come per Montesquieu, in ogni nazione le donne ragionano diversamente. E certi concetti sono diversissimi. Però io vi dico solo una cosa: alla Titanic, che mi è venuta in mente. Sapete che Titanic inizia il film con questa vecchia che vede l'anello e si ricorda una cosa, ok? Io, ragazzi, ho 48 anni, ok? Ci sta che abbia avuto qualcosa prima, giusto nel passato, ok? Io non posso dire il nome assolutamente, ma anni or sono, anni or sono, ok? E io avevo un bellissimo rapporto, purtroppo mi faccio da piangere, rovinato purtroppo vabbè, non lo so neanche io il motivo, forse. Però un giorno risento pensate, l'adoravo, e già mi sentivo con Alicia, ma però la sentita così, perché comunque dopo è sposata e tutto quanto, persona intelligentissima, intelligentissima. Do un altro indizio, praticamente uno degli studi legali più importanti d'Italia, quindi un high class. E poi spiegherò anche perché io piacevo a lei, perché comunque sarà il fascino del pazzo, Massimo, sarà il fascino del pazzo, però. Oh, cosa fa? Mi manda un video, adesso mi verrebbe da bestemmiare, perché io ero incazzatissimo in quel periodo così. Indovine, sapete di chi era? Sapete di chi era? Di Taramasco. E io ho detto: ma come cazzo fai a guardare quello lì? Ho detto io, come cazzo fai a guardare quello lì? Ma ti rendi conto che. Però in realtà, vedi, una persona più dotta ti guardava perché si reputava interessantissimo, e anche le sue amiche ti guardavano, ok? E quindi mi sono detto: ma come cazzo fa Alicia ad avere intorno a sé tutta questa gente di prestigio, ok? E in conseguenza logica, perché, amici, cazzo, c'è del bianco sopra, figa! È la mia tessera di avvocato, questa. Ah, beh. Massimo, laurea a Trento, Sì, esame di sì, avvocato a Napoli, ma intanto l'ho superato, quindi sì. Beh. poi sospeso, non radiato, però un po' mi ricordo di legge. Conseguenza logica, mi sono detto: Andrea, se lei ha attorno tutta questa gente importante, non è che forse sei tu che sbagli nell'interpretare, capito cosa voglio dire? Perché a quel punto non potevo dire a questa mia grande, questo mio grande persona che ho adorata,
non potevo dirgli che Tramasco non vale un cazzo, perché lei lo sa. E mi sono chiesto perché era coda liscia, ok? Tutto qui, insomma, questa come cosa, invece adesso sono preso ad essere qui anche per esibizionismo, perché dico, guarda di pre, cazzo, con chi parla? E questo è un salotto di prestigio. Non so io quanti altri ammettereste. Bene, bene, mi fa molto piacere, insomma, queste tue dichiarazioni mi fa molto piacere, ma adesso volevo chiedere una cosa ad Alice, insomma, visto che tra voi c'è una love story che è nata tanti anni fa, no? Quanti anni fa è nata, Alice, questa vostra... Nel 2015. Quindi sono 7 anni, insomma, che tra altri bassi, sono stati più alti o più bassi in questa... I stati più bassi, vero tesoro? No, cioè, allora, è il livello di intensità è alla Twin Peaks. Cioè, il livello è assurdo, il livello è oltre ogni regola, il livello, la tensione emotiva è oltre ogni regola, sempre, non è mai cambiata. E qua entriamo tra l'altro in un campo molto amato, massimo, emozioni. Non è mai cambiata in nessun modo, è cambiato soltanto il fatto che, il fatto è questo, che ho guardato un libro famoso sulla storia dell'arte, dove si parlava, cioè tipo Salomo, la Giuditta che decapita Oloferne, eccetera, o così. L'amore fa male, cioè l'amore fa male nel senso che ci sono persone che amano a tal punto, ok, da fare dei gesti, dei gesti di assoluta crudezza, cioè non c'è la via di mezzo, ok? E lì purtroppo questa è stata, Alice ha colpito secondo me una frattura psicologica mia sull'esibizionismo, che io ricorderò sempre, sono le famose cassette che mandavo a Blob per farmi blobbare. Blob mi blobbava sistematicamente, cioè, loro ridevano, mi ricordo ancora Cristiana Turchetti, una volta la cassetta che io, ma ero giovanissimo, l'avevo avuto 12 anni, l'avevo messa... Donata a sistemare la luce? Me l'hanno buttata via, io ti giuro, per me era una roba che mi ricordo per sé, cioè, le urla che ho fatto, vi odio tutti, cioè le urla che ho fatto, perché comunque l'apparire per me è vitale, cioè l'apparire, e infatti adesso che abbiamo chiuso il canale di YouTube, tra l'altro diciamo una cosa bruttissima, è stato chiuso il suo canale YouTube principale, quello con tutte le interviste. Esatto, però io rilancio, mi fate del male a questo punto. Massimo, mi fate delle balle a questo punto? Io cosa faccio? Prendo un manichino, gli metto la maglia di YouTube, lo impicco e lo brucio. No. Oppure attacco il seminario ebraico, io non scherzo. Però ti hanno ripristinato il canale Instagram, la pagina Instagram, ho visto, quella principale, giusto? No, niente, ci stiamo lavorando. però, a cazzo. Però... Forse c'è una cosa che bolle in pentola, non lo diciamo. Però devo dire una cosa, e qui arrivo. Ora, che succede? Però, diciamo, No, ma perché tu hai taggato Massimo stamattina, ma quella è un'altra... Io Massimo, vi do informazioni adesso così, perché giustamente poi dirai tu la tua sentenza su tutto quanto, così. Allora, tu dicevi giustamente che sono due momenti, giusto, vedi. Sì, l'ho conosciuto tempo fa, esatto. Carine. Vedi però quanto questi mass media sono falsi. Cioè, praticamente hanno chiuso l'Andrea Di Pre per il sociale. Cioè, hanno chiuso il canale Immacolato, capite? Hanno chiuso il canale di Praticò, ragazzi, di Paniccia, di tutti questi soggetti. Cioè, ma io mi domando, ma cosa possono, come può educare YouTube i giovani, giusto? Tu immaginiamo se io avessi anche delle dipendenze, mi vai a chiudere un canale che poteva essere per me, cioè io volevo ripartire col sociale, ripartire. E senza spiegazioni, senza... No, infatti no, comunque YouTube, cioè ecco, questa è una cosa sulla questione della seconda parte, diciamo, ammetto che il possibile utilizzo da parte mia di sostanze stupefacenti, in specie, posso dire la cocaina, sì, okay? Possa aver
possa aver modificato, alterato non il mio pensiero, che non l'ho mai cambiato, ma la comunicazione di quel pensiero, ok? E a questo proposito, secondo me, se non viola il copyright, ma non penso, dici? No, la visione di quella cosa di Scarface, dove si vede proprio quello che succede, spiega il motivo per cui io ho detto cose orribili su Alicia, che non pensavo affatto, ok? Ma che nella mente della persona che utilizza la sostanza, no, è vero questo? Sì, no, no. Io non sono aggressivo, però nella mente della... Tu, Massimo, tu Pippi? Sì, no, io no. Sono saluto. Non faccio assolutamente nulla, non fumo neanche le sigarette, però proprio non bevo. Ma ti voglio chiedere una cosa, Andrea, se posso, visto che tu hai dichiarato queste cose giustamente, perché sono cose che fai, no? Visto che io voglio far passare un messaggio positivo, qual è il meccanismo che ti ha portato a iniziare? Perché per dare un messaggio, per evitare di fare questo, e poi cercheremo di capire quale potrebbe essere un meccanismo che ti spinge invece ad uscire fuori da questa situazione. Allora, perché tra l'altro, se non hai il messaggio, diventeresti un personaggio, cioè, come dire, hai attraversato un periodo difficile, sei stata all'inferno e ne esci fuori. Sì, è bravo, Massimo. Vincente, allora c'è un motivo specifico. Ragazzi, c'è un motivo specifico. E io adesso però in diretta c'è una persona adesso, c'è una persona importantissima che anche Alicia conosce, che era sparito, solo una cosa veramente, cioè, che è sparito da un mese, anche la Michela era preoccupatissima, no, dico una cosa, che è legata a tutti i discorsi così, chi mi ha scritto, cioè no, solo un secondo, un attimo. Mando solo un vocale, basta. No, veramente è importantissimo questo qua. Sono online in Skype con Alicia e Illuminare Massimo Tramasco della seduzione. Tieniti pronto. Solo in una live, solo per te, davanti in una live così ho bloccato loro, solo per te l'ho fatto, bro. Lo sappia, poi spiegherò il motivo. Scusatemi ancora, c'è Robin Green. Allora, cosa mi ha portato? Sapete perché lo voglio dire? Per rispetto, uno, del fatto che... perché la Lisa mi conosce in tutto, sa tutto. E devo dire, ma per rispetto tuo come professionista e studioso, ok? Perché sono cose di cui ne hai parlato anche, ok? E io stesso non ho nessuna vergogna a dirlo. Non ho nessuna cazzo di vergogna a dirlo. Allora, facciamo un passo indietro. Un giorno Sasha Grey, sapete che era Sasha Grey? È una famosa pornostar americana, ok? Gli fecero un'intervista, ok? E gli dissero: ma è vero che tu per godere ti devono dare un pugno nello stomaco? Okay? E lei disse: sì, è vero. E allora che cazzo volete? E allora? E allora? E allora sono in una videoconferenza importantissima. Ah, guardate cosa mi ha mandato! Guardate ragazzi! Mi ha mandato! Sono proprio con loro in una conferenza importantissima. No, ma veramente, cioè, dopo capirete chi è. C'è un giro di... Vabbè, prosegui. Vogliamo arrivare al punto. Arrivo al punto. Praticamente, diciamo questo, io ho una forma di godimento, ok? Da sempre questo, che è legata, cioè per me, davanti a una figa, ed è questo il motivo per cui anche io ho conosciuto Alicia, ok? A me piace se questa figa parla di palle. Sì. Parla di palle e di cioè il diciamo sia anche dell'atto sessuale, diciamo, se una mi dice posso dire un po' volgare, o mi sbori dentro o ti castro, ok,
No, ti giuro, io godo. Io sì, sì. Però ti voglio dire, diciamo, tutto quello che viene fatto tra adulti e consenzienti, sessualmente è lecito, secondo me, per carità, senza nessuna morale, moralità. Ma non c'è, ma ecco, bravissimo, anche perché, ma, caro Massimo, non è che sono solo io così. Io dicevo, invece, l'utilizzo di sostanze che alla fine danneggia, no? Perché quello, secondo me... No, è il contrario, è il contrario, è il contrario. Ti spiego perché. Cosa è successo? Che... io scopro la sostanza in tempi non lontani, ok? Io ero nell'ambiente democristiano, cattolico, devo dire, ma non perché ci credevo, ma per una convenienza politica, ok? Già, per esempio, quando facevo il campeggio con la suora, con la suora giovanissima, mi ricordo, già io, però non mi rendevo conto che c'era questa pratica, godevo, capito, cioè, nel parlare di pace, cioè, sai, queste cose qui, diciamo, quello che oggi si chiama bolbasti, per me, è una fonte estrema di piacere. Però, attenzione, cosa succede? Che e quindi per me era la fonte di eccitazione. L'utilizzo della cocaina, ok, mi ha portato ad estremizzare, ci cioè ha portato a conseguenze dove proprio io davanti a una figlia come Alicia gli dico castrami in quel momento. Ho capito. Ecco, a tal punto che in America, in una famosissima convention fetish, ok, mi vollero espellere, io e il mio cameraman, cioè mi vollero espellere dalla competizione, perché dicevano tu non puoi essere qui perché utilizzi sostanze e non è giusto. Cioè loro volevano espellermi perché non ero, secondo loro, c'è l'utilizzo di sostanze non era confacente. Invece, secondo me, non è vero, perché comunque sia tu non puoi mangiare il piacere, ma anche il rischio che sottopone a questa cosa. Perché, e infatti, quando la Poelcan disse non ti rendi conto di nulla, è così. Ma il godimento è estremo, Massimo, credimi, c'è poco da dire. Tu non l'hai mai provata, non provatela, ve lo dico anche qui, non provatela, lo dico anche apertamente, non provatela. Perché ti dà un edonismo, cioè ti rende invincibile. Non dimentichiamo che lo stesso Adolf Hitler, fino all'ultimo, pensava di aver vinto, era raggiante. Quando Mussolini va da Hitler dicendo che abbiamo perso, Hitler era raggiante perché usava la famosa pervertine, il crystal meth, la droga dei nazisti. Sì. Però senti, adesso, visto che hai attraversato questa esperienza, cosa pensi di poter cambiare, ritornare, diciamo, al vecchio Andrea, vecchio nel senso di riuscire a superare, insomma, questa fase per provare magari lo stesso piacere senza ausilio di sostanze? Quindi allora, ti dico subito, quanto godo di aver mantenuto un mio abito intellettuale importante. Allora, io con Alicia, attraverso Alicia, faccio parte di una cazzo di elite. Parliamoci chiaro. Allora, Alicia Griffanti è nobile sia nel modo, la diva, ma anche realmente, la famiglia Griffanti è nobile. No, è vero questo, il padre, io l'ho conosciuto, è una persona straordinaria, cioè, è vero che ha incensato la casa come se arrivasse il demonio quando sono entrato. E devo dire che io l'ho sedotta con un profumo. È vero. Ah sì? Sedotta con un profumo, però non possiamo dire quale. Che non mostro, perché avevo visto che funzionava ma di brutto funzionava. Però sì. E cosa succede? Che io distingo fra un'intelligenza classica e un'intelligenza romantica, ok? Io ho esclusivamente un'intelligenza romantica, emozionale. Cioè, cosa significa? Che dopo tutte quelle che mi ha fatto Alicia, ma robe da paura, perché lei ha capito che per me i social erano tutto e lei ha colpito sui social. Quindi, però, che inizialmente, cioè, io mi dicevo, perché uno ci rimane troppo male, però pensavo, io ho sempre saputo che lo faceva, però non in malafede, diciamo, lo faceva proprio per rappresentare un suo amore senza limite, leggendario, senza confine, ok? Ecco perché io non ho mai fatto denuncia, a parte il fatto che avrei avuto anche... Però mi dispiaceva, infatti io gli ho detto, ma cazzo, potevi farmi un'altra cosa e non distruggermi queste cose qui?
ti posso assicurare che quando ero in carcere lei si è attivata tantissimo. Quando uno mi ha rubato tutti i dischi dalla macchina, mi ha disc, lei ha sofferto moltissimo, te lo giuro questo. Però c'è un fatto scatenante degli ultimi tempi che veramente mi ha aperto gli occhi, e cioè il libro. Allora, c'era anche Massimo. Il libro di Alice. Il io libro. Sono narcisista, ce l'ho anch'io. Allora, cioè, quando allora Alice ha fatto molte canzoni sempre, perché quando io l'ho conosciuta era comunque famosa perché era uno dei primi youtuber. Era comunque famosa, poi però ha avuto un'escalation, ma a merito suo questo, impressionante, ok? E io mi sono detto: Andrea, hai perso i tuoi profili, però attraverso lei puoi tornare in hype. Capito cosa voglio dire? Cioè, perché? Però ero incazzato perché mi finiva come tacchino, la gente non capiva chi fossi io. Lei questo l'ha capito. Ma adesso stanno tutti chi è il tacchino. E ha iniziato già a dire, iniziava già a fare un po' il mio nome, ok? A un certo punto lei dice che esce questo libro che usciva questo libro a cos'era, qualche giorno fa. Io ho avuto una delle mie crisi per la chiusura di Instagram, e son tornato in delle live molto celebri a dire cose. Che non penso, ma sotto l'effetto della sostanza, ok, che ti fa fare qualsiasi cosa, ok? E mi son detto: vuoi vedere che adesso mi sono giocato il libro, perché dirà. Invece lei pensava invece che lei dovrebbe... invece lei non solo il libro l'ha tenuto, ok? Io l'ho subito comprato, ovviamente, su Amazon, ma non avevo il coraggio di aprirlo, perché ho detto, vedrai che non mi ha citato. Ieri sera, dopo che ci siamo risentiti, l'ho aperto, nella ricerca, esce 46 volte il nome di Prezzo. L'ha preso digitale. Ok, esce 46 volte il nome di Prezzo, sono tantissime. E è vero che esce in contesti assurdi. Infatti la prima critica ha detto, e lei ha scritto, entra nella mia casa un malfattore, il peggiore per l'Italia. Un essere spregevole. Il peggiore per l'Italia. Lei, io ovviamente, io ho goduto di questo, io godo di queste cose, sentirmi dire così. Ecco, comunque Massimo, se me lo consenti, poi lascio, perché se me lo consenti, voglio solo giustificarmi, perché io quando l'ho incontrata, non è vero che l'ho incontrata perché volevo vedere la sua amica, per lei, per la sua bellezza. Cioè, voglio solo farvi vedere quanto, anche se è un film, quanto sia vero che quanto sia vero che la coca, ok, ti fa dire cose diverse da quelle che pensi. Che non pensi. Faccio prestissimo, intanto, perché veramente questa vale più questa cosa. Ora, chi l'ha visto? L'avete visto il film di Scarface o no? L'avete visto? Sì. L'avete visto Scarface o no, ragazzi? No. Certo. L'ho visto, sì. Di cosa parla? Di cosa parla? Di mafia, droga e della relazione tra loro due anche. Sì, nel film il gioco è l'amore di questo di Scarface, sì, per Michelle Pfeiffer, che inizialmente non lo vuole, sì, capito? Ma ecco. Poi, quando lei e la figlia sono insieme, durante una cena davanti alle altre persone, ok? Sentite che cosa gli dice davanti a tutti. Ragazzi, questo è importantissimo per far capire il perché di alcune mie frasi. Io scusate, Massimo, è veramente importante. Poi non parlo più. Sì. Innovation and you, Philips. Ecco. Scusate, problemi tecnici come sempre. Vai. Sei d'accordo con l'affermazione secondo cui l'annuncio precedente per te? YouTube di merda, vai a fare il culo, non mi fotte un cazzo di te, YouTube di merda. Non sono totalmente in disaccordo, perfetto. Ragazzi, guardate. Totalmente in disaccordo. Guardate.
Si sente? Che avete da guardare? Guardate. Sì, si vede. Siete solo una manica di coglioni. Ah, no, ragazzi, è un po' prima. Guardate. Guardate, sono a cena, cioè praticamente lui e la sua ragazza e la sua donna sono a cena. Sì. Pidi di soldi. Allora, che è tutto questo gran mistero della situazione boliviana? Me lo vuoi dire che è successo da Sosa o no? Sacco di strozzati, ecco che è successo. Politica. Allora, tu dovrai rimanere qui da solo per un po' meglio. Manda avanti le cose. Io devo andare a New York la settimana prossima. Accidenti, non mi piace questa cosa, non mi piace per niente. Non ti piace? Però. Qui c'è il litigio con l'amico. Sei tu che mi ci hai messo in tutti questi casini, lo ricordi? Sì. Con quel maledetto Seidelbaum, ricordi? Con Seidelbaum? Senti, ma che c'entra Seidelbaum con Sosa? Che relazione c'è? Nessuna. Tu perché non mangi adesso? Tu perché non mangi, sentite? Non ho fame. Non hai fame? Hai qualcosa del processo? E allora perché l'hai ordinato? Avevo fame, ma adesso ho perso la vita. Lo sai che Sheffield ti ha detto che ti può far ottenere una sospensione? È tutto qui. Riduce tutto a questo. Mangiare, bere, scopare, fumare, fare. E dopo? E dopo? Arrivi a 50 anni e ti ritrovi una pancia come un barile. Ti vengono due sise come una balia, ma con i peli sopra. Ti trovi un fegato mezzo disintegrato a forza di mangiare questa roba di merda e diventi come queste mummie del cazzo che stanno qua dentro. Non è poi così brutto, può anche andare peggio, no? Si riduce tutto a questo, lascia perdere, ma è per questo che ho lavorato. Sentite adesso. Guardala. Una drogata. Mi ritrovo per moglie una drogata. Non mangio niente. Dorme tutto il giorno con una mascherina nera sugli occhi. Appena si sveglia si fa uno scotch. Dai, non dire così. E non vuole scopare con me perché è sempre in coma. Non posso neanche fare un figlio con lei. Ha l'utero talmente intossicato che non ci posso neanche fare un figlio con questo. Non le dovresti dire queste cose, fai male, Tony. Perché lei le cose le può dire. Come ti permetti di parlarmi in questo modo? Ti credi di essere tanto meglio di me? Tu che cosa fai? Ecco, allora, aspettate la lunghezza della cosa che purtroppo, ecco, la parte finale era solo questa. Cioè, praticamente, il loro amore è fortissimo, ok? Cioè, tu vai a dire a una... all'utero talmente intossicato, capite? Cioè, capisci come? Ma certo, è l'effetto della droga, ok? Che ti porta ad avere questi sbalzi. Ecco, il tutto qui, insomma, però per il resto, cosa posso dire? Volevo chiedere qualcosa ad Alicia, visto che ormai, cioè, ti sei espresso abbastanza, volevo chiedere ad Alicia, visto che tu lo citi sempre, Andrea, diciamo, nei tuoi video, nel tuo libro, insomma, tutti i video, bene o male, in qualche modo c'entra, quindi il vostro rapporto è un rapporto solido. Quando lui ha avuto problemi, sei stata forse l'unica che è andata aiutarlo, insomma. E so che tu sei salutista come me, che non fumi, non fai nulla, insomma, non bevi, insomma. Come pensi di poter, visto che comunque io credo che tu abbia un bene profondo per Andrea, insomma, aiutarlo? Quali sono le motivazioni, secondo te, per farlo tornare l'Andrea di prima maniera, insomma, che è trasgressivo, ma in modo salutare,
diciamo, perché possiamo passare questo messaggio che dobbiamo evitare tutte le sostanze, sono dannose alla fine, quindi cerchiamo di venire fuori, chi si trovasse dentro di venirne fuori, insomma. No, no, certo, questo è molto importante da dire e lui lo sa, solo che lui, il problema di Andrea è che lui è anche esibizionista, quindi lui si esibisce anche sul fatto della droga, no? E questo purtroppo è qualcosa che aumenta poi, secondo me, il suo consumo. E quindi bisogna cercare di fare in modo di migliorare un attimo questo. E lui lo sa comunque. Volevo chiedere... Questo non è cocco, è latte di cocco. Latte di cocco, sì. No, ti volevo chiedere, secondo te... siccome essendo esibizionista, magari ambendo alla fama, quanto potrebbe diventare famoso se facesse un percorso, facesse vedere al mondo come si esce da un qualcosa? Beh, secondo me lo inviterebbero anche alle trasmissioni TV, lo inviterebbero ovunque per raccontare la sua storia, una volta che sta meglio, ecco, insomma. Posso un attimo fermarvi, perché adesso vedete cosa volevo dire. Cioè, intanto vi ringrazio anche perché vedete cioè, piacendo a me apparire, è bello che mi si dica posso toccare, ma in realtà perché il rapporto è sempre rimasto fortissimo? Perché lei sapeva benissimo che tutti i video che ha fatto, tutti per me erano una fonte di godimento, di piacere. Cioè, lei li ha fatti, cioè lei ha sempre dimostrato nel momento, se lei li avesse tolti o così, per me significava che voleva, cioè, capivo veramente che era, cioè, che era tutto finito, o comunque che era quindi ecco perché in realtà il cambiamento che dici è giusto da un punto di vista della vita di tutti i giorni, perché purtroppo non ci si può, cioè, drogare sempre, ma questo a livello sia di salute ma anche a livello di organizzativo, ragazzi, è impossibile. Sì, certo. Ecco, ma a livello diciamo sentimentale e emotivo, io che appunto ho un'intelligenza romantica, il nostro è un capolavoro artistico, cioè, sì. È una cosa che non si era mai vista, nel senso che proprio è l'esaltazione di qualcosa di stupendo. Lei ha fatto tutto ciò che lei ha fatto, perché lei poteva benissimo chiudere i miei social e non parlare mai di me. Invece, capito come hai fatto? Lei ha dimostrato un attaccamento, soprattutto poi anche davanti alla gente. Nessuno poteva permettersi di parlare male di me, perché comunque, a parte che realmente io... io Massimo da te accetto anche che tu mi dica, Andrea, accetto sia le critiche sia gli insegnamenti, da uno che si vede. Ma ci sono veramente, come dice, dei fufu guru, degli idioti, che, attenzione, fanno molto più male, perché questi cosa fanno? Vendono delle situazioni che vanno a colpire la sofferenza degli individui, perché la mente che soffre è una mente, è tremendo, capito? Immagina se lo fanno a dei giovani. Cioè, tu immagina un giovane che ha dei problemi, si ascolta uno di questi deficienti, che poi fra l'altro dovrebbero avere delle autorizzazioni per esercitare, cioè per poter, tanto più che tutto ciò che riguarda la medicina o la salute ha un codice deontologico, giusto? Un giuramento di Ippocrate. Ecco perché, cioè, diciamo, io quello che sono riuscito a capire, devo dire, posso anche una collega, però una persona molto importante, che si chiama Emanuela Papa, che ha avuto l'intelligenza di farci parlare fra di noi, cioè è riuscita a parlare a lei e a me, che comunque ovviamente abbiamo, secondo me siamo più dotati degli altri, capisci cosa voglio dire? Non so se è chiaro, cioè siamo a un livello letterario, capito? Di leggendari lovers, questa è la verità. E io infatti mi sono detto, Andrea, ma ti rendi conto che cosa fa per te? Cioè, che cosa è stupenda, cioè, che è un sentimento che non... È come un diamante, capisci, che mai visto prima, qualcosa di raffinatissimo. E infatti, certo, ci sono in Alicia tantissime contraddizioni. Io non dico sempre questo, lei abbandona gli studi giovanissima, parla meglio di un docente universitario. Ah, ma infatti mi ha
preso questa cosa che stai dicendo tu, perché Alicia che dice che non hai finito le superiori, non mi sembra che hai abbandonato, però comunque è una proprietà di linguaggio anche di ma esagerata, cioè, esagerata, ma anche delle cose che dice, della precisione che dice, e questo è frutto, ecco, sapete, una volta i nobili non andavano a scuola pubblica, avevano i precettori, il padre è un affidatissimo collezionista, ok? Il padre già allora, anziché dirmi come tutti, ma sai di pre così, mi disse, sai che ho avuto quello sconto con l'Achille Bolletto Oliva Rai 3 e dove avevo ragione io, lui mi disse di pre, guarda che tu sei cioè, mi stimava come critico d'arte anche, veramente come cosa. E quindi, per non parlare poi di altri separati, io vedevo questa cosa soltanto che, diciamo sì, probabilmente la coca comunque, cioè, immaginiamo se eravamo insieme, probabilmente avrebbe pippato anche Alicia, per dire. O sarebbe stato il contrario, forse, perché forse Alicia è dominante da questo punto ecco, di vista. O forse, ecco, però la coca, cioè, forse però fra due come noi, così totali, poteva portarci a fare tipo un gesto alla Bonnie e Clyde, capito? Cioè cose sempre di unione fortissima. No, comunque ci tengo a dire una cosa che, vabbè, negli ultimi anni ci siamo visti pochissimo, però comunque lui mi ha visti pochissimo, ma sempre al secondo in contatto, capito? Al secondo in contatto, sì, cioè, certo. Ecco. Comunque lui mi ha sempre rispettata, non mi ha mai detto drogati anche tu, cioè, questo ci tengo a dirlo. Sì, questo però lo dico anche qui pubblicamente, lo dico a tutti, io lo dico tranquillamente, se non l'avete mai provata, non provatela. Bravo. Se avete provato, smettete. Io parlo di coca in particolare. Sì, sì. Uno perché ha un costo elevatissimo. No, poi danneggia la salute. Comunque, un valore importante sia la libertà, no? E se uno diventa dipendente da queste sostanze, perde il valore più importante che ha, è la libertà, insomma. Volevo solo dire una cosa, visto che hai citato la nostra amica Emanuela Papa, che è una psicologa, psicoterapeuta, che visto che la conosci, cioè, credo che potrebbe lei instradarti, magari darti qualche indicazione, no? L'ha già fatto nei fatti, e cioè in che modo? È come se questa professorista conoscesse il linguaggio della mente. Mm. E cioè, cosa voglio dire? Io stesso gli ho scritto dei messaggi dicendogli, come dire, senti, però a me non interessa più nulla, mi hanno chiuso anche YouTube, non faccio più niente, basta. Lei cosa ha fatto? Anziché criticarmi su questa cosa così, non ha risposto, poi ha detto, capisco benissimo Andrea, il valore dei social, che sono la nostra identità attuale. Anche questo, cioè, e soprattutto lei è riuscita a far capire, cioè, io trovo in Alicia, anche nel nostro parlarci, capito? Attraverso di lei ha aperto, diciamo, delle porte, si è sintonizzato con te, e il godimento è massimo, capito cosa voglio dire? Perché è così, ecco, sì. Perché, cioè, io potrei dirgli, no, guarda, no, che sei bellissima, cioè, questo come cosa, però giustamente ripetiamolo, ragazzi, non drogatevi, non pippate, perché vi porta a perdere gli affetti, cioè vi porta a anche se voi non lo, perché poi anche io lo soffro moltissimo, certo. Cioè, vi fa soffrire, perché vi fa dire delle cose che non pensate, capito cosa voglio dire? Sì. Sono rimasta perché sono narcisista. Già, è vero. Esatto. E non ti liberi del narcisista. Esatto. Volevo chiedere ad Alicia. Parte l'intelligenza, perché Andrea è comunque una persona intelligente, l'avevo conosciuto prima, è veramente, devo dire che al di là di tutto è veramente una persona intelligente, anche comunicativa. Che cos'è che ti piace di lui e che cos'è che ti tiene legata, insomma? Dovessi dire tre cose, insomma. Il fatto che è pazzo. È pazzo. No, lui ognuno. È pazzo al 100%. No, sono pazzo, veramente sono pazzo. La cultura, la sua cultura
L'uomo colto è sexy, cioè non conta l'aspetto fisico, i muscoli a me fanno schifo, la cultura è sexy per me, in un uomo è una cosa meravigliosa. E poi la sua dolcezza, lui anche se fa il duro sui suoi social, però è dolcissimo. Però, ci devo dire questo, la mia non è intelligenza, la mia è un habitus che oggi però si è dismesso, cioè vi spiego, ai miei tempi, la persona colta, penso a Taramasco, penso ad Alicia nel suo successo, capito? Per me è fonte non di invidia, è fonte di illuminazione. La persona colta a me eccita perché mi trasmette, capito? E io cerco di fare come Andy Warhol il vampiro, il parassitismo, cioè cerco di prendere quegli aspetti, capito? Oggi non è più così, oggi anche, vedi, hanno tutti in vita, no? Anch'io, ecco perché, cioè, quando ieri ti ha detto che Andrea ti odia, vedi che tu subito hai riso, perché mi hai capito benissimo, cioè, e adoro quando delle persone in alto, affermate di prestigio, che hanno delle responsabilità, mi danno spazio, perché io non sono abituato ad avere spazio, perché sono... Cioè, in genere parla bene di me la gente molto intelligente, perché capiscono la mia disposizione. E in questo forse è dovuto un po' anche all'amore proprio per la letteratura, per le parole difficili, capito? Quindi io quando sento parlare Taramasco, cioè, mi piace il modo di però veramente questo lo dico. Come, ecco, forse se fossi rimasto più su quel godimento, è che i nostri social purtroppo sono molto ignoranti, capito? Oggi, prima, se io bestemmi, faccio molto più audience però è anche vero che ho il coraggio di dire, ed è giusto dirlo, che davanti ai giovani il dipreismo è libertà prima di tutto, il dipreismo è affermazione di un sistema, ok? Non potete usare la cocaina in nessun modo, punto. Perché non è gestibile. Non è gestibile. Detto da te, guarda, che questa esperienza credo che sia molto più importante. Insomma, un messaggio. Ecco, ragazzi, non è gestibile. Non è gestibile. E che si è ricostruito per volte. Alicia è l'ultima delle bigotte. Dico, Alicia è l'ultima delle bigotte. Lei qualunque sì, tipo di pratica, non ne frega. Ecco, poi fra l'altro, il secondo punto secondo me è sul discorso della fedeltà, e cioè mi spiego. Ah, qua Massimo, qua aiutaci. Cioè, mi spiego. Io non ho mai fatto sesso per piacere, solo per esibizionismo. Anche i miei porno sono solo puro esibizionismo. Si vede benissimo, infatti molti si incazzano, dicono, ma che cazzo fa questo? Cioè, io dicevo al regista, si vede che è dentro, cioè ti rendi conto, cioè, non me ne frega un cazzo del piacere. E in questo sono molto più fedele io di tantissimi altri uomini che vanno, ecco, e fra l'altro molto più sicuro io a livello anche fisico, perché comunque per fare un porno devi fare dei test, no, è vero questo, sì. Perché sapete ragazzi quante malattie si trasmettono da gente che ecco, poi però Alicia è la narcisista ed è normale che ogni sua reazione è devastante, insomma, questo no, però è tradita al di fuori dei video, questo è vero. Allora diciamo che questo per me l'amore è un sentimento banale per me. Io provo sensazioni molto più forti dell'amore, molto di più dell'amore. Capito cosa vuol dire? La mia letteratura è molto diverso. Però amo le canzoni romantiche. Non dirmi mai che siamo stati a letto quella volta insieme e la paura di quel temporale come ci... No, io sono, amo queste cose qui. Perché no, la verità... però, Massimo, essendo io molto gelosa e controllante, e in quel periodo che lui faceva questi video è stato un grosso problema. Ma io non la volevo uccidere dei miei porno proprio per questo motivo, capito? Cioè, ma si capiva che era esibizionismo, che non c'era cioè Rocco, per esempio, scopa perché ama scopare, parliamoci chiaro. Sì, certo. Sì, certo.
Per te invece è una questione appunto esibizionistica. Ma avete programma di vedervi, di incontrarvi, oppure non avete ancora programmato nulla? Non so, adesso che vi siete ritrovati. No, programma, però guarda, allora ti dico questo. In realtà noi dovevamo vederci da molto tempo, ok? Però purtroppo la frattura di Instagram, ok? Questo per colpa mia, cioè per me mi crea, quando vedo Instagram, a me viene un male dentro, capito? Per cui non riuscirei mai a parlarci, capito cosa voglio dire? Ecco, però devo dire che adesso con il libro che è uscito, capito? Con anche, vedo l'impegno che ha avuto, e non sono ancora guarito ovviamente, perché ragazzi, cioè immagina Massimo, la cosa che a te interessa moltissimo, a te cos'è per te che conta tantissimo, Massimo? Non ho capito, è andata via, cioè, un attimino la voce, se puoi... per me il mio Instagram era la mia vita, parliamoci chiaro, tu dei soldi. Ah, ok, sì, certo. Ecco, per te cos'è importante? Ho sentito che Alicia sta lavorando per ripristinare questa pagina, ho sentito l'intervista che hai fatto da Grimbaud. Sì, e ringrazio anche Grimbaud, che è l'unico influencer che ha detto, Alicia, per piacere, ridai i social di pre. Mentre gli altri non lo ritengono un cazzo che abbia i social. Però attenzione, io amo molto il calcio anche, e dico, chi dà il massimo vince comunque. Alicia già dimostra, ieri praticamente è rimasta 10 ore a cercare di riaprire la cosa. E già questo per me è un segnale stupendo, capito? A quel punto dico anche io, Andrea, cioè, ecco perché. Dopo, sì, ammetto una cosa, che potrebbe anche essere che io usi cocaina, potrebbe anche essere, non è sicuro, però potrebbe anche essere. Adesso lo smetterai, se la stai facendo smetterai, perché secondo me con Alicia, il rapporto con Alicia ti darà ancora più emozioni e riuscirà a instradarti, ecco, diciamo, a farti tornare. Io ho promesso che in caso di recupero dell'account ufficiale, ok? Il miglior regalo da fare ad Alicia, ok? Non è dire grazie, bravissima, io cerco una clinica qua, ma non mi vergogno a dirlo, l'ho fatto tantissime persone, quanti l'hanno fatto? Esatto, è un percorso di, diciamo, di recupero da questo punto di vista. Non mi vergogno, se esistono ci saranno queste cose, io entro in una clinica e gli dico, certo. Saranno i medici a dire se ho bisogno o no di una terapia, giusto? Saranno i loro a dirlo. Però è una cosa che voglio fare, sì. Perché come lei ha fatto per me un gesto importantissimo, ok? È giusto che ecco. Però ripeto, siccome è un rapporto veramente romantico, cioè letterario, quello non è mai finito, perché cioè, dopo che io ho detto cose bruttissime da Grimbaud e da, cioè, lei il libro l'ha pubblicato, è vero che scrive cose incredibili, sì. Cioè dice che la mia ex moglie l'ho sposata per finire su Wikipedia. È vero. Il che è vero. Può essere. Il che è vero, ma ti rendi conto delle cose che ha detto pubblicamente? Il che è vero. Però avete sempre questo. Ma poi, ragazzi, cioè, tutti quelli che, quando gli faccio vedere chi è Alicia, mi dicono tutti, mi vanno tutti a bocca aperta e mi sono dirmi, vorrei farmi fare un pompino, ma che cazzo stai dicendo? Cioè, capito? Beh. Devi essere orgoglioso di te, Andrea, perché sei riuscito a conquistare veramente una donna che, nonostante il narcisismo, secondo me è una donna buona dentro. Io la vedo così, insomma, Alicia è una donna... E poi è stato anche inarrivabile, ci è riuscito solo lui. Anche inarrivabile, ma lei è nobile per questo, ha una nobiltà, è un amore assoluto, capito? È un amore assoluto che una volta cantavano il Rondo Full, cioè in letteratura, per esempio, oggi quell'amore tanti lo vorrebbero, secondo me, ma è un amore impossibile. Ecco perché dico che la nostra situazione non fa testo, cioè è al di fuori di tutto quello che può essere, sai, mettersi la camicia giusta, non chiamarla, no, è un altro discorso, è una cosa molto, molto diversa, però è anche una cosa che ci vuole, comunque una grandissima resistenza e capire soprattutto, cioè, Lei ha sempre dato i segnali, capisci, di ha sempre dati. Ultimamente sono stati ancora più forti, ok? Poi Emanuela Papa
ha aperto proprio una chiave importantissima. Sì. Questo sì. Guarda, io volevo dare anche un suggerimento, se mi permetto. Una volta che tu sarai uscito da questa tua dipendenza, se c'è, diciamo, e sono sicuro, certo, al 100% che uscirai, potresti creare... Ma Massimo, questo purtroppo veramente non è possibile dirlo, nel senso che c'è il... Se vuoi puoi, Andrea. No, ti volevo dire, potresti creare tipo una fondazione o qualcosa del genere per aiutare poi altri ragazzi a seguire questo percorso liberarsi da questa cosa. Resti veramente famoso a livello mondiale. Ecco, io vorrei dire questo a questo proposito, perché immagina, mi sentono dire, l'avevo fatto, che dice no alla cocaina. Okay. Allora, ragazzi, la cocaina in realtà vi apre un paradiso, perché è veramente un paradiso quello che vi apre. È un Eldorado, è un mondo dorato. Ma è un mondo tanto, tanto dorato quanto velenoso, cioè è praticamente da cui non puoi più uscirci, cioè è una questione... È come fare un patto col diavolo, esatto. Alla fine perdi l'anima. Esatto. E questo purtroppo mi fa dire a voi che vi voglio bene di preisti, non fatelo, basta. Cantatelo come fa sera e basta. Il patto con Alicia. No. Va bene, è stato piacevole. Facciamo chiudere Alicia, dai, raccontaci quindi come vedi il vostro futuro, Alicia. Guarda, è difficile dirlo, perché il nostro futuro non lo vedrò mai come un futuro equilibrato e normale. È sempre qualcosa di folle. Noi siamo tipo Joker e Harley Quinn, quindi non si può sapere. Alicia, scusami Alicia, di folle sì, però anche di momenti di una bellezza infinita. Cioè, assolutamente, ma è proprio questa la follia, momenti stupendi, momenti da odio e t'amo. Ragazzi, di una bellezza infinita, perché io sono uno molto letterario. Io non so come andrà, però so che sarà per sempre. Anche in altre vite, secondo me, io credo nella reincarnazione, perché l'entanglement quantistico e comunque secondo me è molto bello, cioè questa sofferenza comunque esibita, ok, è molto meglio delle relazioni comuni, ok, che sono certo. ma sapete quante donne o uomini tradiscono al loro partner, eh? Io dico ma non sposatevi, allora rompete quanti. Certo. Cioè, per dire, capito? Quindi, però, qui chiudo anch'io, scusami, è merito suo, perché per dirti, questo salotto qua è di grandissimo prestigio, perché, ti ripeto, la persona che conoscevo io ti adora, cioè, e lo devo ad Alicia questo, io attraverso lei dimostro che io posso parlare con le topi di fogna, capito? Come posso parlare nelle sfere più alte e dorate, ed è questo un po' il mio modo. Comunque io sono un puro, questo lo dico. Sono un puro, un pazzo. Sì, si vede. Pazzo ma puro. Va bene, guardate ragazzi, è stato un piacere, vi auguro ogni bene, veramente. Grazie, Massimo. Abbiamo sconvolto il canale. Veramente. Salutiamo le malgascione. No, ma credo che sia una testimonianza comunque importante. Bene, alla prossima. Allora, grazie Massimo, ciao. Complimenti a voi. Complimenti. Grazie Massimo, ciao tesoro. Grazie. Ciao tesoro.